50 milioni di euro. Questo è l'importo complessivo dei beni confiscati oggi al clan Nardo. Sono beni suddivisi in aziende di autotrasporti, importanti aziende di autotrasporti, conti correnti per un importo di circa 4 milioni e mezzo di euro, ancora auto di lusso, terreni e altro. E l'operazione di oggi è sostanzialmente il frutto di un'attività certosina svolta dai carabinieri del nucleo investigativo di Siracusa, che hanno controllato, hanno verificato l'ammontare dei beni del clan e hanno verificato la loro sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.